Te la sei presa comoda. Mi avete aspettato, maestra? Io non aspetto mai. Hai l'aria stanca. Con un po' d'azione tornerò come nuovo. Che mi dite, maestra? Ali crede sia il momento di attaccare il palazzo. Le spie sono distratte e c'è discordia nell'aria. Quale discordia? C'è chi sostiene che il nuovo califfo abbia usurpato il trono di Abu Abdallah, il figlio di Al-Mutawakkil. Che cosa sai di lui? Poco. Si trovava a palazzo la notte in cui suo padre... La notte in cui guardai in quel forziere. Maestra, abbiamo scoperto altro sull'oggetto al suo interno. Perché me lo chiedi? Sarebbe un peccato non sapere nulla su un oggetto tanto prezioso per l'ordine. Non dovremmo cercare di conoscere meglio il nemico per poterlo sconfiggere? Benvenuto, Basim. Vi ho interrotti? No. Dobbiamo pensare alle prossime mosse. Ma certo, Abu Abdallah. Rebecca dice che hai parlato con sua madre, Khabiha. È così. Potrebbe essere a capo dei nostri nemici. Lei, la poetessa Arib o il governatore Muhammad. Tutti e tre hanno legami con l'ordine. Muhammad ibn Tahir. I suoi cugini possiedono le terre su cui sorge Alamut. Per ora la loro protezione ci fa da scudo contro i nemici. Ho tagliato le gambe ai nostri nemici, maestra. Permettetemi di colpirli mentre sanguinano. Li smaschererò e scoprirò i loro intenti. Basim ha ragione. Dobbiamo agire subito. Va alla città rotonda. Indaga su tutti e tre, ma non fare nient'altro. Poi fammi rapporto alla casa del ciambellano. La parola è d'argento e il silenzio è d'oro. Il pannello. Una poetessa, un politico, una concubina. Scoprirò chi dei tre porta la maschera. Cittadini, secondo i nostri studiosi, una ferita superficiale ha lasciato una bella cicatrice. E di acquistare arbusti da alberi per riscaldare le Vai, Enkidu. سيقدم
Che case stupende. Nulla a che vedere con le topaie di Anbar. Speriamo che sia in casa. Non potete separarmi dai miei ospiti. Questa è casa mia. Vostra grazie al mio denaro. Mia grazie al mio genio. Per omaggi, favori e dediche personali, l'insegna Arib sarà nel giardino dopo la sua declamazione. Buona giornata. Voi dovete essere il mecenate. È un onore, Saidi. Se possibile, vorrei conferire in privato con la poetessa. Ah, davvero? Non ho parole per descrivere le sue... parole. Simmetria di terra e cielo. Vorrei solo esprimerle tutta la mia ammirazione. Belle parole, quasi quanto le sue, e ugualmente false. Sappiamo entrambi quale maschera indossa, vero? Maschera, Saidi? Basta con questo, Saidi. So chi sei davvero e so anche perché sei qui. Credi che non ti abbia visto spiare dall'ombra? Avete finito di tramare insieme, di incontrarvi in segreto, di usare stupidi nomignoli. Ho fatto piazza pulita di tutto. Ho ordinato ronde davanti alla sua stanza e durante le sue declamazioni. E ogni tua lettera è stata stracciata o respinta. Respinta? Le troverai all'ufficio postale. Bruciale, sotterrale, fanne ciò che vuoi. Puoi anche mangiarle, per quel che mi importa. Nomignoli sciocchi, incontri segreti. Forse il mecenate mi ha preso per un membro dell'Ordine degli Antichi. Forse dalle lettere all'ufficio postale potrò ricavare altro. Scoprirò quale maschera indossi, poetessa. لم أرى الجحيم. أتطرق إلى الحديث عن